siamo alla partenza, Carletto. Buongiorno. C'è il sole. Mi hanno fatto venire qua alle 10:30, sono arrivato alle 10:17. E io non ero ancora pronto, vabbè. Voleva essere questo. Roba normale, dai. Le moto sono cariche. Qua abbiamo l'Africa, l'Africona. E si parte. Elena, Oscar. Questo ce lo conosciamo, Carletto, Mauro e Fabrizio. Boh, adesso siamo all'area di Scaligera e niente, fra poco partiamo e andremo al prossimo punto di incontro, che dovrebbe essere la Tisana, credo. Qua c'è Mauro. Ciao. Dall'Austria. Ale, sempre dall'Austria. Paolo. Elena già la conosciamo, Oscar noi. Pure, Mauro. Adriano. Adesso fra poco confine Italia-Slovenia e da lì prendiamo Carmelo e Raffaele. A dopo, ciao! Siamo al confine, stiamo aspettando Carmelo. Queste sono le moto dei ragazzi di Jim. E siamo arrivati al confine con la Slovenia. Niente, adesso aspettiamo Carmelo. Era venuto qua con il furgone a caricatore moto e avrebbe lasciato il tutto a Trieste. Adesso lo aspettiamo e poi ripartiamo. Allora Carletto, cosa state trastullando qua? Cercando di farglielo prendere. Lo provo, guarda. Sì, le facce concentrate, guarda, di gente che ne capisce. Sì. Sono attenti. Se fosse concentrati. Non ci fregherai. Legato collegamento. Non siamo pieni, siamo uno sui tre. Questa tecnologia che ci sfugge di mano. Come al solito Carletto è in ritardo, come al solito. I ragazzi sono già andati, adesso li raggiungiamo al punto di ritrovo dell'inizio del tour. E piove, bene. Il tempo sarà questo fino a Zara, sembra. Dopo dovrebbe migliorare. Ed ecco qui il gruppo. Davide e Fabrizio. Beh, piacere. Allora, siete casati? Avete dormito bene voi? Sì, sì. Carlo no, perché ho russato troppo, si è alzato e andato sul divano. No. Siamo pronti, siamo carichi. Siamo carichissimi. Grande. Forse c'è speranza. Pronti, partenza, via. Quarantacinquesimo parallelo. Adesso appena smesso di piovere, oggi mi sa che sarà così alternato. Guardate che spettacolo, la Croazia mi lascia sempre a bocca aperta. Iniziano le curve, quelle serie. Peccato che il manto stradale è ancora un po' umidiccio, però si sta per asciugare piano piano, quindi mi aspetto che magari più avanti ci sia un asfalto più asciutto. Un viaggio partito con le peggiori condizioni e fino adesso insomma ci sta andando bene, meglio del previsto. Ragazzi, che strade. Guardate che contrasto che c'è. Qui il peggior tempo che uno possa trovare, nebbia e probabilmente pioggia. Di qua, sulla mia destra invece, non piove, il tempo sembra un po' più sereno, sempre nuvoloso ma un po' più sereno. Se avessimo deciso di fare l'entroterra avremmo dovuto poi ripiegare sulla costa, quindi diciamo che quando si organizzano dei giri così probabilmente è sempre bene avere un piano B.
sosta panoramica 2. Qui abbiamo la sosta che ci permette di vedere l'isola di Pag dall'altra parte della costa, ed eccola qui. Niente ragazzi, c'è stato un piccolo imprevisto, un gatto ha tagliato la strada a Paolo che ha dovuto inchiodare dietro Davide e non è riuscito a evitare di impattare la borsa laterale che si è staccata ed è andata praticamente a colpire il piede sinistro di Alexander. Andata bene, sarà una bella botta, adesso sosta pranzo e cercheremo una farmacia, un po' del ghiaccio da metterci sopra alla caviglia, al piede come primo soccorso. Distanza di sicurezza è importantissima, ci vuole veramente un attimo a non essere abbastanza attenti e non avere i riflessi così pronti. Fortunatamente adesso c'è il sole, la giornata si è scaldata, io ho tolto l'antipioggia, almeno quella sopra, quella per i pantaloni la teniamo perché insomma come segno di scaramanzia, ecco, più che altro perché se i pantaloni li tolgo e viene a piovere per rimetterli il cinema. Bene ragazzi, è uscito il sole, lì la situazione dovrebbe essere sicuramente migliore. Adesso siamo fermi per la sosta pranzo che abbiamo già fatto, i ragazzi sono ancora lì, stanno ancora riposando, andiamo a rompergli le balle, va. Scusa, non si sente perché sei lontano. Posa barbone. Allora possiamo andare, siamo pronti? Siamo carichi? È vero, andiamo. Sosta pranzo, benzina fatta, adesso direzione Castel Stafidic. Il meteo è girato e quindi abbiamo questa bella giornata di sole. Prossima sosta la faremo verso Cerca. Ci mancano ancora 160 km, sono le 2:30, dovremo arrivare anche abbastanza presto. Bello ragazzi, se non ci siete mai stati veniteci perché è veramente strabiliante il posto. Wow! Che spettacolo! Bisogna stare attenti ai sassi in mezzo alla strada, perché quando sul bordo, sul ciglio della strada si trovano dei sassi per terra, è facile che uno possa essere caduto in mezzo alla carreggiata. Qua non c'ero mai venuto qua. Zurmagna, wow, che bello. Ed ecco qui un primo assaggio dell'entroterra croato. Siamo vicini alle cascate di Krka, quindi nella provincia di Šibenik o Šibeniko, e fra una manciata di chilometri, una ventina di chilometri, dovremo arrivare a vedere le cascate di Krka.
che vi consiglio proprio di andare a visitare, perché sono molto belli in estate e si riesce a fare anche il bagno. Sono strafelice di aver conosciuto queste persone, perché ognuna di loro è diversa e riesce comunque sia a rendere il tutto molto più interessante. Siamo a Šibenik e questo è il panorama di una delle soste che abbiamo fatto lungo il tragitto. E ragazzi, sono lì in fondo. Andiamo subito che siamo già stati abbastanza fermi. Adesso andremo direttamente a Spalato per fare un giro al volo un'oretta e poi andremo in struttura, ci laveremo, vestiremo e poi stasera si va a fare una bella cena insieme. Questi sembra che si trastullano. Avete trastullato anche adesso? Eh? Avete trastullato anche adesso? Cosa? Non so, stavate... C'è la gomma molle. Come gomma molle? Gomma molle. Con salamino. Aspetta che lo prendiamo. Aspetta che prendo il salamino. Non è molla, proviamo il compressore. Ah, bella. Buono sto salamino. Buono. Scusa. Questi cosi qua mi faranno bere tipo un barile d'acqua o di birra. Anch'io, infatti ho sete. Mamma, che sete. Anche questo salame. Che donaccio, è bello buono. Ristorante Peppa, ti prendono per il culo, cioè il mio ristorante Peppa, magari fosse mio non guiderei un GS che ha 13 anni. Cambieresti uno ogni 6 mesi come minimo.